I just wanna be part of your symphony. Buonasera, buonasera e benvenuti alla Concerto Appuntamento con Speciale Calcio Mercato, la seconda puntata di questa estate in pieno mondiale. Tra l'altro si sta giocando uno dei quarti finale nel mondiale di Russia e il Belgio sta conducendo 2-0 sul Brasile. Buonasera a Giuseppe Tambone, siamo qui naturalmente al ristorante Bolsena di Montesilvano. Buonasera Giuseppe. Buonasera, prendo il microfono, sì. Siamo nell'acquario, buonasera a tutti. Buonasera anche ad Alessandro Alberti. Buonasera a voi, bentrovati. Ti vedo bello abbronzato, un po' di meno, mare, però sono andato al mare ieri. Ieri. Vabbè, ma l'estate è lunga. E salutiamo anche Guido Colangelo, che è arrivato in ritardo, però è scusato perché non ha trovato parcheggio, vero? Tutto pieno, vero Guido? Tu che poi insomma conosci bene questa zona, è strano, però sei arrivato all'ultimo momento. No, assolutamente, abbiamo appena cominciato e cominciamo anche con una notizia di calciomercato, l'abbiamo già data al TG8 Sport alle 19.50, era in realtà nell'aria già dalla giornata di ieri, perché Pescara e Roma hanno concluso un'operazione, arriverà in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto in favore del club giallorosso un attaccante promettente di soli 19 anni, Mirko Antonucci, esterno d'attacco. Tra poco ci illustrerà in modo particolare le sue caratteristiche Giuseppe Tambone. Mirko Antonucci è anche esordito in Serie A e in Champions League. Le due società hanno trovato l'accordo nel pomeriggio di oggi, c'è stata una missione a Roma da parte del presidente Sebastiani insieme con Luca Leone, presente naturalmente l'ex attaccante del Pescara, stretto collaboratore della DS della Roma Monchi, Ricky Massara, che ci ha confermato appunto che le due società hanno trovato l'accordo. Giuseppe, che tipo di giocatore è? Intanto diciamo subito che è un attaccante di prospettiva, lo dobbiamo vedere all'opera. Sì, sicuramente è una delle strategiche che la Roma fa di questo ragazzo, perché è un ragazzo che l'anno scorso è stato impiegato in primavera, ma è stato cooptato, se non ricordo male, già a metà stagione da Eusebio Di Francesco all'interno dei lavori della prima squadra. Gara tanto in Champions che credo anche in campionato assist per un gol, una partita col Sassuolo o con il Cagliari, e quindi è certamente un ragazzo che ha bisogno di giocare. Nell'ottica della Roma la collocazione di Pescara è proprio in funzione di questo. È un giocatore sicuramente talentuoso, ottima tecnica di base, velocità, è un prevalentemente un destro che gioca a sinistra, quindi con il classico piede invertito, tocca bene la palla in realtà con tutti e due i piedi, ed è un esterno di attacco a tre, anche se ricordo di averlo visto giocare anche come trequartista e seconda punta. È un giocatore... Preferisce partire da sinistra, no? Sì, sicuramente. Credo che lo sviluppo fisico non l'abbia ancora completato, ha bisogno di mettere un po' di massa, anche se i lavori che ha fatto con la prima squadra sicuramente gli avranno consentito uno sviluppo un po' più rapido rispetto al lavoro che faceva con i suoi pari età. È un giocatore che, ecco, dicevo, deve crescere dal punto di vista fisico e ritengo molto personalmente anche dal punto di vista psicologico, perché all'interno delle partite, delle sue esperienze eccetera, non mi ha dato l'impressione, non mi brilla per continuità, che un po' è una costante, no? Di questi giocatori che hanno capacità di velocità, di inventare, creatività, ma molto spesso, no, non riescono a dare presenza continua. Certo. Nel suo caso sarebbe un grande peccato se non riuscisse a colmare questa lacuna, perché lo renderebbe, no,
incompleto e credo che alla lunga gli peserebbe per quanto riguarda lo sviluppo della carriera. Però ripeto, è un giocatore che sicuramente si potrà guardare con grande attenzione. Forse non caricato subito di grosse responsabilità, però uno che va inserito piano piano, soprattutto va stimolato a trovare questa maturazione che farà bene a lui, farà bene alla Roma, ma chiaramente se l'ha preso il Pescara dovrà far bene anche al Pescara. Non bisogna avere insomma eccessive pretese su un ragazzo di soli 19 anni, classe, ricordiamo, 1999, Mirko Antenucci, esterno d'attacco, che arriverà nelle prossime ore a Pescara. Le due società hanno concluso questa operazione, ricordiamo ancora una volta i termini di questa trattativa: prestito con diritto di riscatto e contro riscatto in favore del club giallorosso. Ha vinto due scudetti Mirko Antenucci, mi sono un po' informato, nei giovanissimi e negli allievi della Roma. Lo conosci, Alessandro? Così? Sì, sono d'accordo con l'analisi che ha fatto Giuseppe, è un'operazione che rientra, diciamo, nella politica societaria. Da queste prime operazioni di mercato, diciamo che più che Antenucci vedo di buon grado l'arrivo di Scognamiglio, che mi sembra un giocatore che dia un po' di sostanza alla difesa e di fisicità. Ha fatto anche contro di noi ottime prestazioni, anche la partita contro il Trapani, di spareggio, se non ci fosse stato quella stupidaggine che fece Scozzarella, la palla era di testa, era sua e di Perticone. Ci voleva un giocatore strutturato in questa maniera. Mi aspetto che a fianco di Scognamiglio possa crescere Perrotta, onestamente. Staremo a vedere, naturalmente. I calciatori sotto contratto, caro Guido, in questo momento sono, vorrei ricordarli, i portieri Fiorillo, Savelloni e Castrati, difensori Fornaser, Perrotta, Elisalde, Balzano, Crescenzi, Gravillon, Celli e Celiento, che sono due novità, sono volti nuovi. Celli arriva, ha giocato lo scorso anno nell'Andria, un difensore centrale del 97, Celiento si conosce un po' di più esperienza in Serie C, due anni nella Viterbese, ha giocato anche nel Siena, cresciuto nel Napoli, classe 94, un terzino destro. Poi Zampano, Vitturini, Diallo, Ventola, Carillo, altro volto nuovo, è un giocatore che il Pescara 20 giorni fa ha ceduto al Genoa per circa 500.000 euro, e il Genoa lo ha restituito in prestito al club biancazzurro. E poi Malocu e Carcalis, i centrocampisti Brugman, Proietti, Macin, Palazzi, Canutese, Rasi e Paolucci, attaccanti Mancuso, Yamga, Bonino, Cocco, Sansovini e Forte. Devono essere ufficializzati Scognamiglio, Memusciai e Gatto, però le operazioni sono state già concluse, abbiamo detto di Antonucci, e poi entreranno nel novero anche Campagnaro e Bovo. Sicuramente Campagnaro, Bovo comunque sta meglio, si è operato, bisognerà verificare le sue condizioni, però Bovo ha molte speranze di giocare anche il prossimo anno nel Pescara. Ecco, valutando questo organico che partirà domenica, ci sarà il raduno lunedì, i primi allenamenti al centro sportivo Vestiero di Montesilvano, balza all'occhio la mancanza di una punta centrale, perché al momento sono in organico solo le punte centrali, sono Bonino, Cocco e Sansovini. Ma intanto chiedo scusa, prima sono entrato, pensavo che stavate provando il microfono. No, ma avevamo appena iniziato. No, sei assolutamente giustificato. Grazie. Volevo dire, intanto quanti ne sono? Io non sono riuscito a seguirti perché hai detto... Ne sono tanti, però molti sono giovani, molti sono giovani e andranno a giocare nel Fano, probabilmente, perché diamo anche questa notizia, c'è una stretta collaborazione tra Pescara e Fano, il Fano che ha ufficializzato Massimo Epifani, il DS è l'ex biancazzurro Antonio Bocchetti. Ecco, quindi speriamo che anche quest'anno non succeda la stessa storia dell'anno scorso, dove un allenatore si ritrova 35-40 persone e comincia la solita storia che è complicato allenarli. Certamente, come giustamente dici tu, salta all'occhio questa situazione che manca un attaccante di peso, un attaccante che possa risolvere dei grossi problemi in avanti, e come dice anche il mio amico Alberti, in difesa con questo Scognamiglio è un pezzo buono, direi, e non so se c'è bisogno anche in difesa, perché la solita pecca degli ultimi 10 anni, dove Pescara difficilmente ogni
anno succede che inizia il campionato, finisce il campionato, che ci manca è il difensore che ci ha dato sempre dei grossi problemi. Ricordiamo negli ultimi 8 campionati quasi 60 gol di media subiti, certo, a stagione, certo, che sono una enormità. Un'esagerazione, quindi io direi anche in difesa dovremmo dargli una, non so se basta il solo Scognamiglio. Infatti sì, sicuramente, ricordiamo, sono arrivati anche Celli e Celiento, Celli difensore centrale, Celiento terzino destro e poi Carillo che però insomma è un 96 che ha giocato finora, Giuseppe, soltanto in Serie C, ha giocato nel Pisa, nella Paganese, il Pescara l'aveva acquistato a gennaio 2017 proprio dalla Paganese e poi lo ha fatto rimanere in prestito sino al termine di quella stagione a Pagani. Sì, è un'operazione che credo nelle prossime settimane riusciremo a comprendere meglio se per una prospettiva di maturazione in prima squadra oppure se come merce di operazioni per altre squadre. Io credo che in questa nutrita pattuglia che vedo che hai segnato, oltre a mancare probabilmente, no, nell'ipotizzabile 4-3-3, no, a questo sì, punto del mister, credo che manchi la fase in uscita, perché credo che sotto questo aspetto nelle prossime settimane ci saranno diversi scivoli per far andare ragazzi a fare le proprie esperienze e anche per giostrare un po' sul mercato. Il Pescara nelle altre stagioni era partito in maniera molto decisa sui giovani, ad eccezione, ecco, di Antonucci, che è un po' nel target di questi ragazzi, no, che hanno già una vita propria, no, tra la primavera e la prima squadra in Serie A. Gli altri mi sembrano tutte situazioni molto in prospettiva e poco per l'oggi. I nomi che circolano in questo momento sono di giocatori esperti, sicuramente di categoria, ma credo che tutto quello che vedremo dovrà essere calato non solo nell'ottica del progetto tecnico che vuole l'allenatore, ma credo anche che debba essere calata nella strategia della società, che deve avere la linea chiara di che tipo di campionato e che tipo di prospettiva, di progetto a breve e medio termine, certo, attuare. Quindi credo che siamo veramente agli albori, no, della stagione, discutiamo su tutte queste situazioni, però io vedo da tutta da questo foglio che c'hai tu, magari te lo conservi poi man mano, no? Sì, vedo già diversi segni rossi, poi che metteremo dalla lista molti giorni, ripetiamo, c'è questa collaborazione in essere con l'Alfano, ripetiamo ancora una volta, diversi giovani che lo scorso anno erano stati mandati al Teramo probabilmente andranno al Alfano, mi riferisco a Diallo, a Paolucci per esempio, anche Carcalis che lo scorso anno è stato a Bassano, ex Teramo, a Maloku che ha fatto molto bene a Sant'Arcangelo nel campionato di Serie C, insomma 4-5 giovani sicuramente saranno trasferiti a Alfano, saranno girati al Alfano in prestito per far sì che possano maturare un'esperienza importante. Del resto l'allenatore è Massimo Epifani, che conosce l'ambiente biancazzurro, conosce molti di questi ragazzi, e il DS, lo ricordiamo ancora una volta, è Antonio Bocchetti, ex calciatore del Pescara. Noi ci fermiamo per pochi istanti, ma per vedere un servizio sul mercato, perché c'è il rebus attaccanti, abbiamo detto, Alessandro, bisogna sicuramente reperire una punta centrale di categoria. E questo è un bel punto interrogativo, perché l'obiettivo è Melchiorri, però obiettivamente Melchiorri, sì, è molto complicato per il costo del cartellino, sì, il Cagliari chiede 1 milione, ma anche per l'ingaggio, perché Melchiorri ha un altro anno di contratto col Cagliari a circa 700-750 mila euro per la prossima stagione. Quindi... Sì, questa è una giusta osservazione.
attenzione che però il mercato e soprattutto l'iscrizione delle squadre in Serie B è un dato non ancora certo, sì. Per cui già questa sera fra un paio d'ore probabilmente sapremo se il Cesena è praticamente fuori. Defunto, stasera ci potrebbe essere anche la sorpresa Bari, sì. E con tutti i ripescaggi che ne conseguirà, e poi soprattutto bisogna vedere anche le squadre in A, alcune delle quali che sono già partite in ritiro, quali giocatori avranno da offrire, poi inevitabilmente, come succede spesso, a fronte di salari alti che il Pescara non si può ovviamente permettere, credo che assisteremo alla consueta partecipazione, certo. Del salario, per evitare che a un giocatore sotto contratto con un salario alto di rimanere fermo al palo e comunque potersi giocare una chance a Pescara, che io ho sempre detto che in Serie B è una destinazione assolutamente di privilegio. Assolutamente, allora il Pescara a caccia di un attaccante, seguiamo questo servizio. Io ringrazio intanto Diego Martelli, dietro la telecamera ci sta facendo questo bel quadretto. Intanto il Belgio è sempre in vantaggio 2-0, sì, Belgio in vantaggio 2-0 sul Brasile. Sì, onestamente è il Belgio che sta facendo il Brasile. Ah, ecco, c'è stato un autogol su un calcio d'angolo sfortunata di Fernandinho, ex Verona, però campione del mondo della Libertadores col Gremio. E poi c'è stato un contropiede clamoroso dettato da Lukaku, che è partito palla al piede, un po' come il quarto gol della Francia l'altro giorno contro l'Argentina. De Bruyne, ha segnato, ma mi sembra che in questo momento già al primo tempo il Brasile non stia dando segni di vita, quindi credo che anche stasera uscirà una delle candidate, certo. A questo punto per la vittoria finale potrebbe essere, come si poteva ipotizzare, una squadra tra Belgio, Croazia, e non sottovalerei la Russia, che è il paese ospitante. È comunque un mondiale tutt'altro che banale. Prima del servizio volevo sentire anche l'opinione di Guido Colangelo, intanto ti chiedo se hai visto diverse partite oppure hai trascurato il mondiale perché non c'è l'Italia magari. No, diverse partite le ho viste, partite belle, è successo di tutto di più, e io sono d'accordo e avevo pronosticato una finale Belgio-Croazia. Quindi vediamo un attimino, anche se la Francia oggi per esempio ha fatto una grande partita, sì. E quindi è anche lei tra le candidate, certo. Quindi vabbè, staremo a vedere, comunque è sempre interessante. Certo, però un bel vantaggio giocare senza Cavani. Ma certo, è stato sfortunata questa squadra a non schierare il giocatore più forte, anche perché avere un attaccante, ma ci siamo sul discorso, avere un attaccante forte è sempre un vantaggio enorme, e quindi comunque una cosa io devo dirla prima della pubblicità, una cosa che ho notato, e quindi questo devo fare un plauso al presidente, guarda, non lo vedo da una vita però lo voglio applaudire, perché ho visto che ci vede bene e lungo ci vede il signor presidente, perché in diverse squadre nazionali ho visto tanti giocatori che sono passati per Pescara, sì, e questo mi ha fatto veramente entusiasmare, cioè guarda Torreira oggi, Quintero, aiutami, ma vediamo anche Politano all'Inter, per dire, no, ma dico gente che ha giocato al mondiale, il mondiale Torreira e Quintero. Quintero è irlandese. Bjarnason, sì, bravo. Quando sentire i cronisti tutti dicevano giocato a Pescara 2 anni fa, Pescara un anno fa e della Sana, quindi veramente un sono tanti giocatori che sono transitati per Pescara che si stanno mettendo in evidenza, insomma, che ci hanno azzeccato spesso a questi giocatori. Assolutamente, sono stati bravi sicuramente anche i collaboratori del presidente. Allora noi ci fermiamo per ascoltare questo servizio, ringrazio naturalmente Dino D'Angelo che ci guida in modo come sempre impeccabile, impareggiabile dalla regia. Il servizio sull'attacco che in questo momento è un rebus, perché il Pescara è a caccia proprio della punta centrale. Roger Coco.
rebus attacco, gli obiettivi principali sono difficili da centrare. Parliamo di Gennaro Tutino e di Federico Melchiorri. Per entrambi c'è tanta concorrenza sulla classe 96, in grande evidenza lo scorso anno nella Cosenza, deciderà il Napoli, proprietario del cartellino. Su Melchiorri le problematiche sono tante, dal costo del cartellino, il Cagliari chiede 1 milione, all'ingaggio piuttosto cospicuo dell'attaccante, il cui contratto scade il 30 giugno 2019. Meno complicato arrivare a Gaetano Monachello, classe 94, ex Lanciano, Bari, Ternana, Palermo, ultimi 6 mesi ad Ascoli, caratterizzati da 7 marcature, grazie alle quali la punta siciliana si è rilanciata dopo un paio di stagioni non proprio esaltanti. Leone continua a parlare con i dirigenti dell'Atalanta, proprietaria del cartellino del calciatore, sul quale si registra però il forte pressing di Perugia e Livorno. Bonazzoli vicinissimo al Padova, difficoltà per lo spagnolo Asensio, ex Avellino, di proprietà del Genoa. Un centravanti di categoria serve come il pane, necessario uno sforzo, altrimenti sarà dura. Per il 99 Scamacca del Sassuolo, ex Cremonese, un eventuale ma possibile ritorno di Capone, bisognerà aspettare la fine degli europei under 19 che cominceranno tra 10 giorni. Intanto Massimo Oddo ha rifiutato Ascoli. La nuova proprietà, la Bricofer, aveva puntato sull'ex tecnico biancazzurro, che ha ringraziato il club declinando l'offerta in attesa di proposte più allettanti. Massimo, non si sente niente. Dove va? Eccoci qui, allora torniamo in diretta qui al ristorante Bonsai Montesilvano. Non l'ho fatto prima, lo faccio adesso. Saluto il carissimo titolare Gianluca Belmonte, che davvero sta lavorando alacremente. Come vedete la sala è piena, ci sono molti avventori, naturalmente tutti a seguire la partita Brasile-Belgio. Il Belgio conduce per 2-0. Abbiamo visto nella parte finale del servizio una parte appunto legata a Massimo Oddo, che ha declinato la proposta dell'Ascoli, l'Ascoli che è passato alla Bricofer, dunque Bellini ha ceduto il pacchetto di maggioranza, ma Oddo ha declinato appunto questa offerta perché aspetta proposte, diciamo così, più allettanti. Allora ci fermiamo per pochi istanti, restate con noi. Eccoci qui, torniamo in diretta dal ristorante Bolsena di Montesilvano, speciale calcio mercato. Parleremo anche del Teramo, delle squadre di Serie D, perché c'è molto fermento. Oggi per esempio l'Avezzano, poi ci torneremo, ha ingaggiato Jonathan Alessandro, che è una vecchia conoscenza degli sportivi abruzzesi, un attaccante d'esperienza che ha giocato anche nel Chieti per una stagione e mezza, ha vinto un campionato a Cosenza in C2, l'allenatore era Roberto Cappellacci nel 2013-2014, dunque va a puntellare ulteriormente il reparto offensivo il presidente Gianni Paris. Tra l'altro Federico Giampaolo sta pensando di giocare col 3-4-3, dunque tre attaccanti che saranno Pellecchia, che ha rinnovato, Dos Santos stessa cosa, capocannoniere lo scorso anno con 21 gol, e appunto il neo arrivato Jonathan Alessandro, che sarà appunto presentato nei prossimi giorni. Tra poco manderemo in onda un'intervista interessante che abbiamo realizzato lo scorso sabato con Ivo Iaconi. Ivo Iaconi è fuori dalla mischia da 4 anni quasi, dicembre 2014 l'ultima esperienza purtroppo non positiva a Brescia, dopo che sempre a Brescia aveva fatto bene. Ebbene, Ivo Iaconi ha detto testualmente: nel calcio di oggi c'è pochissima meritocrazia. Qual è il vostro punto di vista? Ha ragione Ivo? Ma diciamo che sì, ha ragione, perché è indiscutibile, viviamo in un momento in cui sbucano novità inaspettate da tutte le parti, a tutti i livelli, non solo lui si riferiva agli allenatori, ma in altri ruoli è ancora più cervellotica la situazione. Però dico che in questo momento gli allenatori hanno una concorrenza in più,
che non sempre che viene valutata e viene parametrata per quelle che sono le risultanze. È molto forte l'attrattività dell'ex calciatore, della figurina Panini che ti viene a fare l'allenatore anche in Lega Pro, certo. E questo per tutta una serie di, credo, di situazioni, di condizionamenti ambientali. È chiaro che poi questi ex giocatori sono in un giro un po' più ampio di procuratori, ex procuratori, consulenti eccetera, che quindi mettono a disposizione, no, delle società, certo. più di un però di un sostanzialmente solido. Ha ragione Ivo, no? Poi misurati e messi alla prova, non sempre essere un ex calciatore significa essere già un bravo allenatore, avere conoscenze, immagine, figure eccetera porta alla società determinati benefici, però poi chiaramente inizia una nuova stagione, certo. Ce ne sono altri, quindi diventa complicato, proprio perché credo che il vero problema in questo momento sia la precarietà con cui molti progetti sportivi vengono predisposti. Ci sono società, molti avventurieri. Sì, non solo quello, quindi l'incapacità di determinare, ma anche di alcuni imprenditori seri che si sentono sempre un po' precari, perché le difficoltà del momento economico, le difficoltà di rendere sostenibile, certo. la gestione delle società li rende sempre, no, con un piede dentro e un piede o in uscita, ma c'è chi un se po' la di compra, precarietà, diciamo o, così. Oppure no, problematiche, chiaro. Che come diceva Alessandro prima, da un momento all'altro fanno sparire. Però diciamola tutta, piazze. Conta in questo calcio, ma forse nel mondo attuale, più l'apparire che non l'essere. Questo, credo che sia chiaro da una decina d'anni almeno. Esatto. Io parlavo di figurine non a caso, perché perché poi c'è anche una predisposizione, un occhio di riguardo che arriva dai media, no? Perché dai social, dall'amico commentatore che c'hai lì in studio, chiaro. E che quindi, no, ti aiuta nei momenti così, mentre magari l'allenatore che ti sta un po' antipatico, non ha aggancio, non ti è amico, no? Lo 0-0 fuori casa lo massacri, quello 0-3 in casa invece comunque ha giocato una buona partita. Però diciamo che in questo momento è dura per tutti, e il discorso della meritocrazia, ma non solo nel calcio, no, perché vabbè, credo che il calcio a tutti i livelli, è chiaro. Sia lo specchio un po' della nostra società, e credo l'ultima delle parole, no, pronunciate in questo assolutamente, momento. Assolutamente. Alessandro, tra l'altro Ivo Iaconi, che tra poco ascolteremo, ha anche detto: se un allenatore oggi sbaglia, l'anno successivo, l'anno dopo, trova subito una panchina, cosa che non avveniva fino a qualche anno fa. Sì, lui secondo me, quando si è espresso in questi termini, sicuramente si è riferito a qualche grande nome di qualche giocatore che ha avuto una carriera luminosa e che ovviamente gode di una popolarità e gode a livello mediatico di un'altra immagine rispetto, certo. a qualche suo collega, forse anche più bravo, ma che non ha un trascorso illustre. E quindi diciamo che è sempre stato così, poi in effetti adesso si è molto più marcata questa tendenza, però diciamo che c'è sempre stata, voglio dire, a favore mediatico una migliore predisposizione per il grande nome, ecco, giocatore o quant'altro, certo. Però non dovrebbe essere così. In realtà ci sono, però sono poche, ancora qua alcune società che lavorano non preoccupandosi troppo dell'aspetto mediatico, però oggi è un calcio dove conta molto apparire, questo è vero, questo assolutamente è sicuro. Sì. Guido, anche a te faccio la stessa domanda, poi tra l'altro tu insomma sei un allenatore, adesso hai deciso di non allenare più, sono anni, però sono secoli. Tu sei il classico allenatore della vecchia guardia che si è fatto da solo, da sé, certo. Senza aiuti, sei arrivato dove sei arrivato a buoni livelli, però veramente sì. Col sacrificio, certo. Questi sacrifici gli allenatori di oggi non li fanno più come una volta. Ma il calcio, come si diceva anche prima, è cambiato, a parte che oggi, ecco, a parte a livello mediatico, a livello di sponsorizzazioni, ma io penso che chi ha sempre
chi ha sempre squadra pronta, è un gruppo che ti segue, vuol dire che è un problema di procuratori. Ah, ecco. Io sono convinto di questo, perché il procuratore forte riesce a piazzare anche un asino in qualsiasi squadra, e riesce a piazzarlo a qualsiasi cifra, a qualsiasi livello, mentre quello che giustamente ha fatto sacrifici con squadre meno forti, con squadre più problematiche, e riesce a cacciare il meglio da questi calciatori, difficilmente, se non è sponsorizzato, non va a nessun tipo di carriera. Però insomma, sostanzialmente concordi con quanto asserito da Ivo Iaconi? Tra poco lo andremo ad ascoltare, cioè, perché è stata un'intervista, devo dire, molto apprezzata. Ma io sono d'accordo con Ivo, perché giustamente, se uno perde un anno può andare male, un secondo anno può andare male, ma dopo, diciamo, la terza prova poi bisogna darsi una regolata. Invece oggi c'è gente che va male ogni volta, botta a botta, però trova sempre squadra, e quindi evidentemente questo sistema non paga, e tanto, e questo sistema lo ti rendi conto anche, certo, dalla posizione e da come il calcio italiano è arrivato nel periodo più buio, assolutamente, della storia del calcio in Italia. Non c'è dubbio, tra l'altro il Brasile ha accorciato le distanze con Augusto, mi pare Augusto, su assist di Coutinho. Dunque si infiamma questo quarto di finale, perché siamo al 76esimo, restano 14 minuti salvo recupero. Il Belgio è sempre in vantaggio, non più per 2-0 ma per 2-1. Il Brasile ha accorciato le distanze con Augusto. Ascoltiamo Ivo Iaconi. La voglia di rientrare nella gola, un po' nauseato io. No, nauseato, non ho più la voglia e la determinazione che ci vorrebbe per fare questo mestiere. Ecco, ma più per mancanza di stimoli o più per fattori esterni? Un po' di tempo che sto fermo è un... Sì, un po' assuefatto. Non mi manca molto, e quindi vuol dire che forse non ho più tanta voglia, però mai dire mai, non si sa. Mai dire mai, e questo te lo auguriamo, però il calcio è profondamente cambiato. Il calcio non è tanto cambiato sul campo quanto è cambiato nel contorno. Diciamo che i risultati sul campo contano poco per gli allenatori, e vedo allenatori che fanno bene e che magari non allenano, allenatori che magari ripetutamente non ottengono risultati e stanno sempre in panchina. Non c'è più la meritocrazia? No, ce n'è molto meno rispetto ai tempi nostri, in cui se sbagliavi un anno era difficile trovare squadra l'anno dopo, quindi erano tempi diversi, è cambiato un po' il mondo in generale e il calcio di conseguenza. Certo. Senti Ivo, ti faccio l'ultima domanda invece sulla stagione, parliamo naturalmente della prima squadra del Pescara, tanti problemi, gli auspici, i presupposti erano sicuramente diversi. Che cosa non ha funzionato secondo voi dall'esterno? Io dall'esterno, secondo me, la squadra era una buona squadra che poteva fare sicuramente, che poteva ambire sicuramente ai playoff. Ci sono state delle problematiche probabilmente di non capirsi con l'allenatore, forse all'inizio c'erano un po' troppi giocatori, non si è riuscito a smaltire, a creare un gruppo coeso, però da qui arrivare a rischiare la categoria, una squadra di quel genere che era molto più forte delle concorrenti con le quali lottava nelle ultime partite, quindi per fortuna bisogna dare merito al lavoro di Pillon, che ha fatto un buon lavoro e che è riuscito ad ottenere almeno l'obiettivo minimo. Ti reclamano i tuoi ex giocatori, grazie di tutto Ivo. Ciao. È
Eccoci qui, allora torniamo in diretta da studio, abbiamo ascoltato le parole significative di Ivo Iaconi, tra l'altro Paolo Berrettini, che è un nome noto nel calcio italiano perché è stato campione d'Europa con l'Under 19 da allenatore, quindi insomma è un allenatore che tutti conoscono, un formatore soprattutto, che adesso evidentemente è fuori dalla mischia per fattori extra calcio, come li possiamo definire? Anche fuori dai confini, perché sono un po' di anni confini, che allena anche squadre nazionali dell'Africa. Esatto. Cioè è stato costretto ad andare in Africa pur di lavorare dopo aver vinto un campionato europeo con l'Under 19, ripetiamo ancora una volta. Ebbene, Paolo Berrettini si è rivolto a Ivo Iaconi e ha scritto su Facebook: ho avuto modo di conoscerti al corso allenatori a Coverciano, preparatissimo, grande competenza calcistica, sei bravo Ivo. Io sono dovuto sbarcare in Africa dopo essere stato campione d'Europa Under 19 e altri successi con la nazionale. Questa è la vergogna del calcio in Italia, meriteresti di allenare sempre per la tua bravura, invece così non è, peccato. Che ne pensi, Guido? Beh, sono un riassunto di quello che abbiamo. Sono macigni, certo, queste parole. Sì, certo, sì. Poi dette da gente che meriterebbe maggior rispetto, e quindi gente che ha tanta esperienza, e quindi giustamente come dici tu, gente che doveva sbarcare in Africa per poter allenare una squadra, è quello che avevamo detto prima, è un fatto di, non di meritocrazia, ma ci vogliono tante spinte e si raggiunge lo scopo. Beh, sono parole che fanno pensare, no? Sì, ti sfugge una cosa, che Claudio Gentile ha scritto un stessa libro. Cosa. Bravo. Ha scritto un libro, certo, su questo. Adesso non conosco le competenze, certo, che abbia Gentile, che comunque sia, non è detto che da campione del mondo sia un grandissimo allenatore, però ha messo nero su bianco, ci ha scritto un libro, adesso non ricordo il titolo, credo che gli dica io non ci sto un qualcosa, però ogni volta che viene intervistato sottolinea, certo, sempre questo concetto, o a livello televisivo o radiofonico. Tra l'altro, se non vado errato, mi vorrei sbagliare, medaglia d'oro ad Atene 2004 con la nazionale, Claudio Gentile, quindi insomma stiamo parlando, a parte di un grandissimo calciatore, campione che ha fatto la del mondo storia, nell'82, tra l'altro campione del mondo, però come allenatore ha vinto anche tanto con l'Under 21, quindi insomma sono parole sicuramente significative che fanno pensare e dovrebbero far riflettere. Parliamo del Teramo, il calcio mercato del club biancorosso, ricordiamo è stato confermato Zichella, che ha guidato la squadra in una sola circostanza, l'ultima di campionato con la Reggiana, di fatto un punto, no, Giuseppe, fondamentale ai fini della salvezza, perché poi il Sant'Arcangelo è stato penalizzato di 2 punti in tanto di successo. Coutinho, quindi ad un passo dal pari il Brasile non manca tantissimo alla fine di questa partita, 2-1 per il Belgio, di fatto quel pareggio ha salvato il Teramo, perché poi il Sant'Arcangelo è stato penalizzato di 2 punti dopo il pari con Ravenna nell'ultima di campionato. Sì, diciamo è stata una non vittoria che poi si è rivelata una vittoria. Io credo che la scelta del Teramo non sia stata per no, quella infatti, parentesi, no, no, questo incrocio. È una curiosità anche, però, sì, anche per e credo e spero per il fatto che abbiano valutato nella sua esperienza di secondo per metà stagione le potenzialità di questo allenatore, e che quindi gli affidino questo progetto tecnico quest'anno in una stagione che è complicata per tutti, e quindi anche il Teramo dovrà rimboccarsi le maniche e ricostruire, perché viene da 2 stagioni, no? Sì. Che non sono a livello del Teramo solito, e che quindi deve far ripartire un certo tipo di discorso. Oh, tra l'altro le ultime novità in casa Teramo, per quanto riguarda la giornata di oggi, non ci sono state operazioni di mercato, però si è un po' complicata l'operazione per l'ingaggio di Emanuele Matino, un classe 98 ex Nocerina di proprietà della Parma. Oggi un difensore, Emanuele Matino, ha firmato un triennale col Parma e partirà domani in ritiro con la squadra di Roberto D'Aversa. Tra l'altro bisogna anche
considerare che D'Aversa, che il Parma e Calaiò sono stati deferiti dopo la partita dell'ultima di campionato Spezia-Parma 0-2, che ha dato la promozione in Serie A al Parma, e lì bisognerà capire che cosa potrà succedere. Alessandro. Io ero a Collecchio 48 ore fa in riunione con l'area tecnica di cui fa parte Daniele Faggiano, Raffaele Rubino. In effetti in questo momento il Parma sta pianificando le entrate, questi ragazzi se li porta per fare numero. Altre cose, Roberto D'Aversa si lamentava di questo, perché giustamente anche lui, un esordiente in Serie A, avrebbe avuto piacere di partire già con l'organico già fatto, però oggi come oggi il calcio ha delle dinamiche che non consentono subito di partire con il gruppo che sarà quello del 17 di agosto, poi il giorno ultimo del mercato, per cui tante cose si faranno nelle prossime settimane. Comunque il Teramo, insomma, ha intenzione di ingaggiare diversi giovani, diversi under, anche per una questione di minutaggio e di contributi. Ieri è stata conclusa un'operazione con la Ternana, è arrivato Ferretti, un terzino destro di una certa esperienza, classe 1994, la scorsa la stagione 11 presenze, di cui 5 da titolare in Serie B nella Ternana, e a Terni percorso inverso per il giovane Vinacri, che è un difensore centrale mancino, classe 2002. Il Teramo stesso ha ufficializzato l'ingaggio due giorni fa, ma era già fatto tutto da tempo, con Gianmarco Piccioni, che è un giocatore che è cresciuto tantissimo negli ultimi anni. Gianmarco Piccioni ha anche militato nel Lanciano e nell'Aquila e ha fatto molto bene lo scorso anno nel Sant'Arcangelo, segnando 11 gol, 10 assist. Che tipo di giocatore è, Giuseppe? È un centravanti intanto di struttura. Sì, sicuramente è un giocatore di riferimento. Averlo preso con le idee chiare e all'interno di un progetto, di uno schema ben preciso, ti dà il vantaggio a questo punto di poterci costruire intorno al meglio, no? Con le caratteristiche che hai di questo ragazzo, gli altri pezzi. È chiaro che poi bisognerà capire, no? Che tipo di macchina avrà alle spalle per poter rendere al meglio. Sì, sicuramente è un giocatore di area, lì abbastanza furbo e scaltro, che lavora anche per la squadra. Sì, sì, è uno che non si tira indietro, bisognerà metterlo a sistema con gli altri. Ecco, volevo fare una domanda a Guido sul Teramo, perché il DS Sandro Federico nel corso del primo appuntamento con il calciomercato del lunedì scorso è intervenuto telefonicamente e ha dichiarato testualmente: quest'anno voglio dare una struttura fisica diversa alla squadra, perché il Teramo era fatto lo scorso anno anche di buoni giocatori di qualità, che però mancavano dal punto di vista strutturale, perché questi sono campionati duri e bisogna prepararsi bene anche sotto questo profilo, presentarsi bene sotto questo profilo. Beh sì, diciamo, è un campionato duro, un campionato di forza anche, quindi avere dei giocatori fisicamente non strutturati, come diceva il direttore sportivo del Teramo, è sempre uno svantaggio. Però una cosa è dirla, una cosa è farla poi, mettere in pratica certe situazioni, perché adesso se andiamo a fare un'intervista a chiunque, tutti quanti pensano di aver fatto la squadra giusta per la propria società. Poi invece vengono fuori delle situazioni così anomale, così antipatiche, che si creano dei problemi enormi, come insomma speriamo che Teramo quest'anno riesca fuori da quella situazione negativa degli ultimi due anni. E lo speriamo tutti. Prima della pubblicità ricordiamo che è stato ufficializzato anche il terzino sinistro classe 97 Mastrilli di Giulianova, anche giocato nel Giulianova, proviene dalla SPAL, perché quest'anno il Teramo ha cercato di stringere dei rapporti anche con club di Serie A, come per esempio la SPAL, come il Parma, il Sassuolo, la stessa Atalanta, e mancano solo gli annunci per la mezzala Roberto Ranieri, classe 97, ex Alessandria Cosenza, di proprietà appunto dell'Atalanta. Per il difensore Emanuele Matino c'è stata qualche complicazione, perché partirà in ritiro, come ho detto poc'anzi, con il Parma di Roberto D'Aversa, ha sottoscritto un triennale, se ne riparlerà magari tra qualche settimana. E poi anche per Giacomo Zecca manca l'annuncio, classe 97, ex Piacenza, di proprietà del Sassuolo,
Sassuolo e poi si attendono anche le ufficialità per Di Renzo. Questo è stato un attaccante del 90 espressamente richiesto da Zichella lo scorso anno, 20 gol nella Pro Sesto in Serie D, e del centrocampista Zenuni, classe 97, svincolatosi dal Torino. Queste sono un po' le trattative in essere portate avanti dalla DS del Teramo Sandro Federico. Noi ci fermiamo per la seconda volta e restate con noi. Bene, ultima parte di speciale calciomercato qui al ristorante Bolsena di Montesilvano. Intanto 93esimo, Belgio sempre vantaggio 2-1 sul Brasile. Credo che ci sia un pressing asfissiante da parte, sta pressando il Brasile, tenta il tutto per tutto, mancano pochi secondi al termine e quindi si profila una clamorosa eliminazione quindi Courtois è stato decisivo. Grande intervento di Courtois che ha salvato il risultato. Mi sembra c'è un calcio d'angolo adesso a favore del Brasile, sono tutti dentro l'area, c'è l'arbitro che sta dividendo qualche schermaglia in corso. Credo che sia l'ultima azione della partita, credo, perché siamo al 94esimo. È andato anche Alisson a saltare, niente, nulla di pallone fatto. Pallone fuori, che manchi 5 di recupero, siamo a 3 minuti e 55, un minuto ancora di gara. Un minuto e poi il triplice fischio del direttore di gara, dunque clamorosa eliminazione si profila da parte del Brasile, anche se il Belgio è stata una delle sorprese, nel senso che gioca un gran calcio, è un calcio sbarazzino, siete d'accordo? Sì, credo che sia un po' il filo conduttore di questo mondiale, dove le squadre forse meglio organizzate dal punto di vista tecnico si sono mostrate discretamente impreparate dal punto di vista proprio tattico, delle problematiche che quando sei una favorita trovi dovendo affrontare squadre, no? Che sono organizzate dietro la linea della palla, ti chiudono tutte le linee di passaggio, ti creano problemi e tu non riesci ad uscire. Ci sono queste squadre invece organizzate e del Belgio mi meraviglio poco, al di là dell'incrocio di aver eliminato. Quindi non ti meraviglia neanche l'esclusione di Nainggolan da questi mondiali? Ma io ti dico, è una squadra molto ordinata. Nainggolan è sicuramente un giocatore forte, è un giocatore che però dal punto di vista tattico, ma credo anche dal punto di vista del contesto disciplinare eccetera, probabilmente andava a creare problemi e l'hanno tenuto, fatto questa scelta impopolare, però clamorosa, che però sta pagando. Ti dicevo di queste squadre organizzate, non a caso c'è anche la Croazia, sì. C'è la Russia che non sembra nulla di clamoroso, ma comunque tira fuori dei giocatori che vediamo nelle coppe, che vediamo nei palcoscenici dei grandi campionati. Cioè qui credo che oltre alle stelle, no? Certo. Al talento puro che oramai non paga più, anche l'aspetto fisico, puramente fisico degli africani non paga più. Adesso nelle difficoltà bisogna mettere palla a terra, farla girare e giocare e dimostrare di saper interpretare in una partita più partite. E quindi poi è chiaro che parliamo di squadre, il Belgio, la Croazia, ha giocatori in tutta Europa, e anche noi in Italia stiamo formando molti di quei giocatori che si godono le altre squadre. Assolutamente, clamorosa eliminazione dunque ufficiale del Brasile battuto dal Belgio. La semifinale, la prima semifinale metterà di fronte proprio Francia e Belgio, e sarà una gran semifinale. Ricordiamo domani Svezia, Inghilterra e Croazia, Russia che a questo punto possiamo definire la vera sorpresa, perché insomma non ci si aspettava che potesse andare così avanti la squadra che ha organizzato questi mondiali. Parliamo di Serie D, abbiamo detto dell'Avezzano che ha puntellato l'attacco con Jonathan Alessandro, un giocatore che non ha bisogno di presentazione, ha militato anche in Abruzzo, ha giocato anche nella San Benettese, insomma giocatore importante di categoria, negli ultimi anni ha militato in Serie D e è sempre andato in doppia cifra. Gianpaolo punterà
giocherà sul 3-4-3. Abbiamo parlato personalmente proprio con il tecnico dell'Avezzano, che ha fatto molto bene l'anno scorso, un gran campionato. La squadra marsicana punta sul 3-4-3. Il probabile tridente della prossima stagione sarà formato da Pellecchia, Dos Santos e Alessandro. Nei prossimi giorni il presidente Paris ufficializzerà anche il giovane portiere di Manoppello, Andrea Capone, classe 99, lo scorso anno alla Palmese in Serie D. La preparazione comincerà il 25 luglio. Tra l'altro gli under sono determinanti in questo campionato, bisognerà schierarne 4 come negli ultimi anni, ma è chiaramente scala l'anno di stagione in stagione, un 98, due 99 e un 2000. È proprio questa l'abilità da parte delle società, secondo te, Guido Colangelo, di trovare gli under più preparati in questo campionato? È la cosa essenziale, trovare questi giovani giusti, perché se una società non ha un buon settore giovanile e non ha dei giovani da mettere in squadra, potranno spendere quello che vogliono, che non vinceranno mai niente. Ti ripeto, io già forse ho detto una volta, io un anno a Nardò all'inizio sbagliamo a pigliare, erano due fuori quota. A Nardò? Sbagliai. Presi due ragazzi che non erano all'altezza, giocavamo in nove ogni partita. Dovremmo rifare la squadra di nuovo dopo che abbiamo fatto due mesi di ritiro a Roccaraso, a Ovindoli. Insomma, voglio dire, andò in fumo un frega di lavoro, poi la società fu potente da poter ricominciare da capo, però tu due giocatori giovani sbagliati non giocavamo a pallone. Però io dico, anche come regolamento oramai dovremmo superarlo, tanto certo. non ha dato niente questo fatto di far giocare i giovani. Cioè, a prescindere dall'età, se uno è bravo deve giocare. Io quando stavo a Penne un periodo, che anzi arrivavamo, ti parlo del lontano secolo, dell'82 per dirti. Ah, nell'82 per dirti. Ah, no, 92, scusa. 92, secondi alle spalle del Fasano. Lo ricordo benissimo. Con noi giocavano dei ragazzi, cioè, e io dovetti chiedere l'autorizzazione perché c'erano 15 anni e non potevo schierarli, se non previa autorizzazione della federazione. Mi ricordo un promettente Luca Pilone che ne aveva 17. Luca Pilone. Ci stavano, io non mi ricordo più i nomi, però insomma ne avevamo 3-4 bravissimi, tutti con l'autorizzazione della FIGC di poterli schierare in domenica. Quindi sono convinto che se ci stanno ragazzi bravi, ma nessuno li mette in panchina quello giovane, anzi è un grosso merito sia soprattutto dell'allenatore che mette in vetrina dei ragazzi che possono avere fortuna. Invece in questa maniera crei dei problemi, secondo me, il mio modestissimo parere, a parte dal punto di vista dello studio, dove il ragazzo si monta a 15 anni, 16 anni, pensa di poter fare il giocatore, quando poi esce fuori dall'età giusta per fare il fuoricoda ha smesso poi di giocare a pallone perché non lo chiama nessuno, e quindi le aspettative che non esistono. Ecco, dicevi Alessandro? Si drogano le aspettative della famiglia in maniera sproporzionata, e i ragazzi in fase di crescita respirano un'atmosfera che secondo me non li aiuta. Io vengo nelle tue trasmissioni ormai da anni su questa cosa, ho avuto sempre una posizione ferma. Si stanno creando disoccupati, falliti, perché ci sono giocatori che è impensabile che abbiano 20 richieste a 17 anni, a 19 anni, non hanno più nessuno e vanno in depressione. Non è questo il sistema per salvare il calcio in italiano. Hanno cominciato distruggendo la Serie C, adesso cominciano con la Serie B, tra un poco faremo un campionato solo tra grandi club e ci sarà un semiprofessionismo. È un sistema questo che non regge, cioè, il calcio è sempre storicamente stato fatto di giocatori che sono diventati campioni, perché che Buffon giocava in Serie A a 17 anni, non c'era l'obbligo, fino a finire a Pescara, Di Cara giocava a titolare a 16 anni, era in nazionale Under 21 perché era più bravo degli altri, ma non ci deve essere una coercizione regolamentare. No, assolutamente. È una regola balorda. Tra l'altro il campionato di grandi club, che è un po' l'auspicio da anni di Aurelio De Laurentiis. Aurelio De Laurentiis vede le cose solo dalla parte sua, lo so. Ovviamente Aurelio De Laurentiis.
però poi questo porta ti crea acqua e balzente al suo mulino, ti porta situazioni, per esempio l'Atalanta c'ha 100 giocatori tesserati, certo. C'ha 110 giocatori che manda a giocare perché nonostante abbia un settore giovanile all'altezza che sforna, lavorano ancora molto su questo fatto che i giocatori giovani debbano andare a giocare, ma deve essere una cosa non dettata dalle regole, deve essere un qualche cosa esattamente contraria. Io fossi nei giocatori farei degli scioperi ad oltranza. Io sono sempre per una regola semplice, cioè se un giocatore è bravo deve giocare a prescindere dall'età. Questo è poco la storia. Se ci sono giocatori che a 18 anni giocavano in nazionale è perché probabilmente avevano qualcosa più degli altri. Invece adesso succede il contrario. Arrivano giocatori a vestire la maglia azzurra perché sono sopravvalutati, perché poi tra le altre cose non c'è nessun'altra scelta, certo. E poi siamo fuori dal mondiale, ma meritatamente, perché l'eliminazione dell'Italia, è vero che con la Svezia tutto sommato ci è andata male, però questa situazione è figlia di anni e poi anni in cui si è distrutto, certo. Va bene, utilizzando e strumentalizzando i giovani. Bisogna cominciare dalle fondamenta, questa è la maniera più sbagliata. Chiudiamo la trasmissione perché il tempo è tiranno, ricordando che l'Avezzano stava per ingaggiare Sieno, terzino sinistro classe 1998, che lo scorso anno ha fatto molto bene all'Aquila, tra l'altro ha segnato anche 4 gol, ma poi sul filo di lana è stato, non so, più abile, sicuramente in questi casi si parla di abilità, il Pineto ha preso Sieno. Pineto molto attivo sul mercato perché oggi è ufficializzato l'ingaggio del portiere giovanissimo classe 99 Marco Fargione, di proprietà del Pescara, che lo scorso anno si è messo in evidenza nella seconda parte della stagione nel Francavilla in Serie D, e poi ha preso un centravanti, e anche questo non ha bisogno di presentazioni, Saverio Pedalino, un classe 86 che tra l'altro in Abruzzo ha giocato nel Luco Canistro, nella Tessa Val di Sangro e nella Miternina lo scorso anno, prima nel Monticelli e poi a Castelfidardo. È andato via Zane, un giocatore sicuramente fondamentale nel reparto nevralgico della squadra di Daniele Amaulo. Bisognerà chiudere con un play nei prossimi giorni e con un altro esterno d'attacco. I confermati sono Della Quercia, naturalmente l'immarcescibile, potremmo definirlo così, Marco Pomante, classe 83, Orlando Marianeschi, Esposito, Tomassini, Di Rocco e Farias. Ciarcelluti, svincolato, classe 97, che quest'anno ha fatto molto bene, si è accasato alla Virtus Francavilla in Lega Pro. La preparazione del Pineto partirà intorno al 20 di luglio, tra il 20 e il 23 luglio, naturalmente in sede. Per quanto riguarda invece il Francavilla, e chiudiamo veramente, ha ingaggiato subito Claudio Cafiero, ex Crotone e Latina, difensore classe 89 che ha militato nell'Aquila lo scorso anno, un altro difensore Bosco, poi gli attaccanti De Costanzo, Cicerello, D'Alessandro, Nazzari, un centrocampista che ha militato fino allo scorso anno nell'Angolana, e poi Cruz che ha militato nella Vispesaro, un brasiliano che in categoria, in Serie D, ha fatto sempre parecchi gol. È prossimo la firma, in questo momento è in vacanza nel suo Brasile, magari questa sera sarà molto triste per l'eliminazione del Brasile ad opera del Belgio. Sono stati confermati giocatori cardine dello scorso anno come Palumbo, che tra l'altro è stato eletto miglior centrocampista della Serie D, 14 gol all'attivo, anzi 13 per essere ancora più precisi, Banegas, Milizia, Spacca e Baba Youssef, classe 99 terzino. Bisognerà capire se saranno confermati Mele e Di Cecco, pare proprio di sì. Mancano due fuori quota, un portiere e un centrocampista. L'inizio della preparazione del Francavilla affidato quest'anno all'esordiente Paolo Rachini dal 23 a luglio fino al 2 agosto a Dovindoli. Abbiamo dato tutte le notizie più o meno delle squadre impegnate in Serie D, poi parleremo anche del Giulianova, dell'Aquila e delle altre squadre che andranno a comporre il girone, penso unico girone delle squadre di Serie D. Non saranno divise, no? Credo di sì, anche se anche il discorso della Lega Pro, della Serie B, eccetera, sono tutti calendari un po' che vanno presi con il beneficio di inventario in questo momento. La Serie D è la categoria che ha più cambi, certo. durante l'anno, forse una di quelle che perde più squadre.
ne sono tante forse, 166 sono tantissime, arrivati, più quelle che non si iscriveranno e di ufficio saranno riammesse di nuovo, però ecco, credo che in questa fascia costiera adriatica, credo, a occhio e croce, non penso che ci siano grossi problemi. Saranno raggruppate tutte nello stesso girone? Io penso che, siccome ci abbiamo in questo girone l'Agnone, l'Agnonese, che fa un pochettino di metà equilibrio, perché altrimenti da Cuscinetto, bravo, perché altrimenti non sanno dove sbattere l'Agnonese nel girone sud o girone nord. Quindi fin quando l'Agnone rimane in regionale in questo campionato, certo. Questi, io penso che questa sia la predisposizione delle squadre. E non dimentichiamo il San Nicolò, affidato quest'anno l'ex difensore di Ascoli e Torino, Mirko Cudini, che 2 anni fa ha vinto il campionato alla guida della San Giustese, portando la San Giustese dall'eccellenza in Serie D. Grazie a Giuseppe Tambone, grazie ad Alessandro Alberti, grazie a Guido Colangelo, e tutto dal ristorante Bolsena di Montesilvano. Ringraziamento particolare a Diego Martelli alla telecamera e al nostro regista Dino D'Angelo. È tutto, buona serata. I just wanna be part of your